Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA. E indovinate che si fa? Si continua con Dead Space 3, col settimo appuntamento. Vabbè, questo pezzo l'avete già visto, ma brevemente ho voluto riprenderlo, come sapete, per rilegare quindi il nostro povero Isaac. È finito su questa navetta, sta navona qua, sta cosa qua. Registratore operativo. E dobbiamo cercare la Terra Nova. Bene, vediamo se il nostro amico è ancora qui. È una settimana che mi sta aspettando qua. Vabbè, prendiamo quello che possiamo prendere. Dai, oggi è un po' più presto. Sono le 11:38, dai. Ok, vediamo sto coso. Come sembra semplice quando non c'è nessuno che cerca di ucciderti. Sembra che la navetta sia nel settore di pompa della nave. Invio i dati ai localizzatori. Basta che ci porti a una rotta commerciale. Se riusciamo a ripararla. A giudicare dai dati si tratta di un ferro vecchio. Possiamo sistemarla, vero? Qui siamo circondati da pezzi di ricambio. Ovvio. E chi è che deve andare a cercarli? Io. Sei chiaro. Certo. La metteremo a posto. Sì, sì. Chi è che non fa un cazzo? Loro. Vabbè. Ok. Andiamo. Ah, mi piacciono questi. E io non capisco perché la demo di sto gioco non l'hanno fatto in questi ambienti invece di farlo. Sarebbe stato più figo. Ciao. Oh, sì. Andiamo a spaccare il culo a qualche necrocazzo, necrominchio, necromonco. E chi e va e su e giù e la va a fare in culo tu, flipper di minchia. Ma che cazzo ci fa un flipper qua dentro? Bene. Cioè non mi spavento quasi più con i necromorfi, i necrocazzi, perché ormai lo sai che ci sono, quindi vabbè, te li aspetti, ma ti fanno cagare addosso di più queste cagate qua di rumorini, rumoretti. Tanto poi spunta fuori quello, mi cagano solo stesso. Chi è adesso che rompe il cazzo qua? Dove sei? Ti sento! Oh, prendiamo questo, che bello. Ehi, boh, eccolo lì! Bastardo! Dov'è? Oh, eccolo lì! Il mostro con i tre pistolini. Vedi qua che te mozzo. No, brucia. Cazzo, sei immortale però. Fanculo, non lo prendo. È strano perché li sto sparando proprio in mezzo e vabbè. Ale, che mira di merda che hai. Che cazzo me ne fotte a me, fammi giocare, no? Ecco. Bene, adesso qui spacchiamo tutto qua. Oddio mio. Ma pezzo di merda, l'ho mancato. Ma va. Ma vai via. Tu non mi fai paura. I discorsi che ti motivano. Ciao amico. Ma là. Sì, e quanti sono? Meglio scappare. Addio. Dai, correttimi dietro, pezzi di merda. Bam, bim, boom. Aiuto. Che
poi mi diverto anche, cioè posso impararti. Boom. Fichissimo. L'ho trafitto con la sua zampa. O con la zampa del suo amico, non lo so. I veri amici si danno le mani. Cioè, si danno una mano, per la verità. Le mani, che cazzo sto dicendo? Vabbè, lasciamo perdere. Tu, cassa, vieni qua. Cosa c'è qua dentro? Oh, Stasi, bello, bello. Cioè, praticamente ti hanno segnato le scale in blu a prova di deficiente per dire qui devi scendere. Wow, vecchio robot cercatore. Ma che carino che sei, ciao. Sembri un... non lo so. Adesso ti butto da qualche parte così mi cerchi le cose. Mi cerchi le cose se ti butto qui. Vai, cerca. Che carino. Dov'è? Eccolo lì. Pip 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 pip. Simpatico. Mamek. Mamek. Come fa? Mamek. Sta, boh. Sta scansionando? Non lo so. Un barile. Prendiamo il barile. Magari può servire il barile. Vieni qua, barilozzo. Il barilozzo. Il barilozzo sta salvando. Ma vaffanculo, lo sapevo che prima o poi uscivi. Tu no però. Ciao amico. C'ha le unghie troppo lunghe. Toh. Vabbè. Cos'era? Ah, ma ci sono quei cose, quei tre pistolini. Toh, te lo mozzo uno. È ancora vivo? Che cazzo, sei immortale? Che bel posto di merda. Sentite il robotino che scansione. Certo. Andiamo a fare un giro su questa nave. Vedrai che divertente. Oh, la polla, la polla. Pum, pim. Bam. Bam. Però mi sa che arrivava uno. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Eccolo infatti. Ma vai a cagare, toh. E muori però. Ma perché non muori? Questi qua c'hanno le zampe blindate. Li puoi sparare ma non muoiono. Non ho capito che cazzo sono questi barolotti di gel. Gel per capelli, vabbè. Ok, vediamo come sono messo. Ne ho di roba. Cioè, sto Cristo qua, fra un po'. Poche parole. Ogni volta che viene immischiato in questi affari loschi. Gli altri non fanno un cazzo, lui è lì a... I baccarozzi di merda. Ah, fare in culo. Cazzo. Ti si saltano addosso. Poi non li vedi neanche quei cazzi di baccarozzi fottuti. Ok ragazzi, sprechiamo 5 minuti per fare un po' di punto della situazione qui.
Ok, allora vediamo un po' di personalizzare un po' le nostre armi. Tra l'altro mancano 5 giorni alla fine del mese. Ci spariamo un bel video acquisti fra un po'. Poi vi spiego qualcosa. Che mi è venuta in mente una cosa. Per suddetta rubrica ormai popolatissima sul tubo. Ah, che cazzo sono? Non so cosa devo, non so cosa faccio, non so perché lo sto facendo. Vi sto facendo vedere delle cose inutili che non ve ne frego né merito cazzo, ma voi le guardate lo stesso. Bene, poi, qua, la Madonna, quanti barilozzi di vitamine. Acquistiamo ancora un po' di questo, ma sì, fanculo, dai. Posso già farmi sulle armi perché è divertente, perché. Però non c'ho una ceppa di niente. Proprio così poche. Cazzo. Ho bisogno di... Ah. Ne ho creata ancora una perché? Perché mi servono le munizioni. Eccoci qua. Oh, sti baccarotti della merda. Toh, vaffanculo e vaffanculo pure te. E crepa, e crepa. Praticamente ho sprecato 6 o non lo so quanti per sti stronzetti. Oh mio Dio. E guarda, c'è il coso incinta. È incinto, guarda come sei obeso. Mi piace, sfucilazzo. Il fuoco alternativo. Ma che cazzo vuoi? Ma vai a fanculo e muori te. No, dove stai andando? Ma cazzo, no, merda. Forse era meglio che prima. Oddio. Ma va a fanculo. E lasciami. Cucudiez che volo che ho fatto. Ecco, adesso c'ho un baccarozzo attaccato. Bam! Ancora uno. Ma che cazzo. Finiti? No, ma veramente, però io... Eccolo lì, ceppete! Però non gli ho fatto né merito niente, e adesso c'ho lì... Vado! Stai giù, stai giù, stai giù! Ah, mancato, perché? Oh! Finiti? No, volevo infilzarne uno, che palle. Perché crepano così in fretta ogni tanto? Vabbè. Bene. Adesso cerchiamo di prendere tutte le cose che possiamo prendere in questo posto del cazzo. Ok. Prendiamo tutto. Munizioni, bello, mi piace quando ti danno le munizioni. Anzi, non è bello perché se ti danno le munizioni vuol dire che ne hai bisogno, stranamente. Tu sei vivo? No. Si sa mai, eh? Meglio dargli un colpo in più. Ok. Splatch, splitch, splotch. Splitch splatch.
che bel posticino che c'è. Cos'è quella ruota lassù? Schiacciamo questo bottone. Piffete, che bello. Guarda come gira. Attenzione, collisione trasporto. Perché? Contattare il centro piattaforme per rimuovere l'ostacolo. Ecco, ma perché c'è sempre un ostacolo su sti binari del cazzo? Ragazzi, nell'1 c'era un ostacolo, nel treno c'era un ostacolo, nel 2. Il centro piattaforme deve essere. Sì, beh, chiaro. Sì, grazie, ovvio, chi è che ci deve andare? Io, ovvio, è normale che ci devo andare io. Perché se voi fate qualcosa rischiate di farvi uccidere, quindi restate lì tranquilli, che ci penso io. Ci pensa Isaac. No, cos'è quel coso attaccato? Merdaccia! Cerchiamo di uccidere quel coso lì, non so cosa sto sparando, ma sì, in teoria dovrei sparare le zampe di quel coso là in fondo, però... Il baccarozzo! Il baccarozzo! Chi è? Vaffanculo, e ce l'hanno addosso. Eccolo lì! Dio! Per chi ha giocato al 2 e anche all'1 se li ricorderà, questa faccia di merda attaccata al muro lì. Tutto sto casino? Finito? Non so cosa ho preso, ma... Eiala. Bene. Quanto è il tempo qua? Bene, siamo quasi arrivati alla fine di questo gameplay, perché ormai ci sarà un posto tranquillo dove fermarsi, boh, speriamo. Bene. Oh. Cazzo è? Wow. Ok. Ora so qual è il problema. Uno ha lasciato del carico sui binari. Puoi levarlo? Dovrei farcela. In un modo o nell'altro arriverò a quella navetta nel settore di bomba. Qua mi danno troppa roba e non mi piace a me che mi danno troppa roba. Bene, un po' di potenziamenti che poi farò. Facendovi guardare. Bene amici e amiche, questo gameplay finisce qua, visto che è abbastanza tranquilla la situazione, e ci si rivede il prossimo weekend con questo appuntamento di Dead Space. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.